In una giornata a prescindere magica per il nostro paese, comunque anche tutta Europa, perché oggi è la giornata di San Francesco, patrono d'Italia e d'Europa, a Parigi è successa la prima soddisfazione straordinaria, la prima turbinante, meravigliosa vittoria, il primo meraviglioso sigillo. Che è quello di una Martina Trevisan che sta sbaragliando qualsiasi concorrenza a Parigi. Partendo dalle qualificazioni, Martina è ai quarti di finale di Roland Garros. Ancora una volta, Suzanne Lenglen si dimostra il campo che ci porta a questa soddisfazione. Vi ricorderete in tutta quella campagna di Marco Cecchinato 2 anni fa, quante soddisfazioni ci diede il Suzanne Lenglen, e questo Suzanne Lenglen sta incoronando la favola più splendida, più straordinaria di questo Roland Garros del nostro tennis, ossia Martina Trevisan, esempio di cuore, esempio di dedizione, esempio di passione, esempio di costanza, esempio di positività, esempio di allegria, esempio di felicità nel giocare a tennis, perché i momenti decisivi Martina li affronta con sorriso, perché alla fine Martina è la più tranquilla in tabellone, perché chi è la più serena oltre a Martina in tabellone? Oltre a Martina Trevisan, chi c'è di sereno in tabellone a livello femminile? Nessuna è più serena di Martina Trevisan, la più serena è proprio lei, che vive tutto con quella spensieratezza, con quella calma, con quella stupenda calma olimpica, proprio, ma con quella splendida allegria. Lei vive tutto con il sorriso. Ha detto: sto vivendo un sogno, sto vivendo un sogno, viviamocelo fino in fondo e godiamocelo sempre di più. E oggi se l'è goduto non appieno. Di più, 6-4, 6-4 a Kiki Bertens, che oggi deve capitolare, deve arrendersi a una nostra rappresentante dopo le tante polemiche dell'altro giorno. Oggi Kiki Bertens deve abdicare e salutare Roland Garros. Grazie a una prova veramente stupenda da parte di Martina Trevisan, che ha giocato meglio della sua avversaria. Poi la Bertens ha trovato anche un discreto tennis a tratti, però Martina ha giocato meglio. Martina ha giocato una partita più costante, più concreta, più proprio dentro anche la partita, più ha saputo soffrire anche nei momenti importanti, perché come l'altro giorno con la Sakkari nel secondo set si era fatta rimontare da 3-0, palla del 4-0, si era andati 3 pari, poi ancora sul 5-3 si era fatta rimontare 5-4. Ma poi Martina ha chiuso con il suo carattere. Anche lei sa superare con quell'allegria, con quella leggiadria, con quella calma, sa superare con quella serenità, sa superare tutti i momenti, anche i più difficili, sa andare oltre ad ogni ostacolo, oltre ad ogni razionalità, oltre a qualsiasi ragionamento. Lei con quella tranquillità va avanti, sa soffrire e vive questi momenti proprio come un sogno che si sta esaudendo, come un desiderio che magari aveva fin da bambina e che adesso sta portando a compimento. E questo è il bello di Martina Trevisan e questo è il bello che ci sta regalando in questo Roland Garros, la sua passione per il tennis, i suoi sorrisi, la sua proprio serenità come una bambina, la sua felicità come veramente una bambina a cui regalano una bambola, qualsiasi cosa, una serenità veramente da bambina, quasi infantile, che è veramente magica e che sta portando Martina ad ottenere questo tipo di risultati, questa partita costante, questa partita fatta di, come sempre, tanta lotta e tanto sacrificio, come ci ha abituato in tutti questi giorni. Quindi grazie, grazie Martina Trevisan. Ma il sogno non finisce qui, perché adesso ai quarti di finale c'è Iga Swiatek, che ha demolito Simona Halep, lasciandole appena 3 game. Quindi ancora.
La faccenda è decisamente lunga e ci possiamo vivere intanto un'altra partita in un altro palcoscenico che ci riporterà a farci vedere dal mondo intero per sognare, sognare e non smettere mai di desiderare, di sognare, di arrivare chissà dove. Forza Martina, continua questo tuo sogno.